Oggi vi portiamo alla scoperta di una bellissima riserva naturale situata tra i comuni di Patti e Oliveri, nel Messinese. Si tratta dei Laghetti di Marinello. Un'area lagunare unica nel suo genere. In cima alla laguna si erge il Santuario della Madonna Nera. L'area dei Laghetti di Marinello è sottoposta a continue variazioni morfologiche. La linea di costa ed i laghetti vengono modificati secondo le stagioni dalle correnti costiere e dalle mareggiate di nord-ovest che trasportano quantità variabili di materiali sabbiosi e ghiaiosi che, depositandosi, formano gli arenili che la vegetazione pioniera stabilizza nel tempo. Si ritiene che la formazione di questa particolare area lagunare risalga a un periodo tra il 1865 e il 1895, a seguito dei particolari processi tettonici e delle singolari condizioni meteo-marine presenti in questo tratto di costa. L'area protetta è stata istituita nel 1998. I laghetti sono situati lungo una delle principali rotte migratorie d'Europa e le pareti rocciose che sovrastano la riserva naturale rappresentano un habitat ideale per la nidificazione di molte specie di uccelli migratori stanziali, tra cui il gheppio, il raro falco pellegrino, la taccola e piccoli uccelli tipici della macchia mediterranea. I laghetti di Marinello rivestono notevole importanza per la bellezza paesaggistica e per il gran numero di specie animali e vegetali presenti. Particolarmente interessante è la fauna lagunare, per la presenza di nuove specie delle acque salmastre, come il copepoda o piccolo crostaceo, e il pesce pettine. I laghetti di Marinello, insieme ai laghi di Ganzirri di Messina, costituiscono gli ultimi esempi di ambiente salmastro costiero presenti nella Sicilia nord-orientale.